grazie per la fiducia, ma aspettate. Allora Napoleone e le sue contraddizioni, le contraddizioni sue e le contraddizioni di tutti quelli che lo hanno amato e odiato e che ancora oggi continuano ad amarlo e qualche volta a odiarlo per i motivi più diversi. Io comincerei da un giorno specifico della vita di Napoleone. Il 13 ottobre 1806 Napoleone era a Iena, in Turingia. Iena era una cittadina di provincia famosa perché era la sede di una università, era una delle più antiche città universitarie tedesche, ma a parte quello era una sonnolenta cittadina di provincia fino a quel giorno. Quel giorno invece Iena era in preda al caos e al panico, perché Napoleone era in guerra contro la Prussia e il giorno prima le truppe prussiane avevano evacuato Iena e adesso Iena era invasa dalla grande armata e qua e là bruciava. E quel 13 ottobre Napoleone attraversa la città e va a bivaccare con i suoi soldati poco oltre, su quello che poi l'indomani, il 14 ottobre, sarà il campo della battaglia di Iena, appunto, in cui Napoleone annienterà l'esercito prussiano. Quel 13 ottobre ovviamente c'è la folla in strada che guarda passare Napoleone. E fra quella folla c'è anche un uomo che Napoleone non aveva mai sentito nominare, ma noi sì. Si chiamava Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aveva 36 anni Hegel, non era ancora il più famoso filosofo dei suoi tempi, ma lo stava già diventando, aveva appena finito di scrivere La fenomenologia dello spirito. Ora Hegel è fra quella folla che vede passare Napoleone e poi scrive a un amico una frase che viene sempre citata in un modo leggermente impreciso. Di solito si dice Hegel scrive all'amico di aver visto quel giorno lo spirito del mondo a cavallo. In realtà la frase precisa è questa: l'imperatore, questa anima del mondo, Weltseele, l'ho visto cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione. In verità è una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, seduto su un cavallo, si irradia sul mondo e lo domina. Capite? Hegel è anche lui un personaggio controverso, come dire, padre del marxismo o padre del nazismo, tanto per semplificare. Noi rischiamo spesso di caricaturarlo, Hegel, come l'ideologo dello Stato totalitario. In realtà era anche un uomo che il 14 luglio, il giorno della presa della Bastiglia, ha sempre continuato a brindare in onore della rivoluzione. E quel giorno è difficile dire se sia piuttosto l'ammirazione per un Napoleone che incarna la rivoluzione, ma forse ancora di più Napoleone incarna quello che Hegel ha sempre cercato, il senso della storia, l'idea che ci sia un'unità, un assoluto da conquistare, un fine unitario della storia. Hegel andrà sempre a caccia di questa cosa e quel giorno, il 13 ottobre del 1806, crede di vederlo in quell'omettino a cavallo che in quel momento per lui è l'anima del mondo. È lo stesso uomo che di lì a pochi anni i tedeschi, nella loro guerra di liberazione, odieranno e cacceranno come un tiranno. E da allora in poi, appunto, non si è mai smesso di adorare Napoleone come l'eroe del mondo nuovo, e di ammirarlo come l'uomo che a un certo punto ha preso in pugno la storia e ha girato la sua direzione, oppure di odiarlo come il parvenu, come il sanguinario militarista, violento, fucilatore di ribelli, saccheggiatore di opere d'arte. Da quando mi capita di parlare in giro di Napoleone mi capita anche di ricevere lettere che dicono: ma non si dimentichi cosa ha fatto Napoleone, dal Veneto per esempio, a noi veneti, ecco. Quindi Napoleone ancora oggi, come allora, è odiato e amato, ma in modo trasversale, perché appunto, come si diceva, a seconda dei punti di vista, Napoleone ha incarnato la rivoluzione e i suoi valori, la libertà, l'uguaglianza, la laicità, la repubblica, oppure la tradita. Ed è stato odiato proprio perché è emblema di una rivoluzione sovversiva e sanguinaria, oppure è stato odiato come traditore di quella rivoluzione.
Noi non possiamo naturalmente pretendere di andare a scoprire chi era davvero l'uomo Napoleone, come se poi uno chiunque di noi si potesse riassumere in una definizione, come se non sapessimo tutti che ogni personalità è contraddittoria e che ogni posizione politica può cambiare nel tempo. Napoleone ne ha cambiate tantissime di posizioni politiche. È stato rivoluzionario, giacobino, robespierriano, cioè sostenitore della fazione estremista della rivoluzione, sostenitore del terrore. Tant'è vero che quando il terrore finisce e c'è la svolta di Termidore, Robespierre finisce alla ghigliottina, e beh, anche Napoleone finisce in prigione e rischia la ghigliottina come rivoluzionario estremista. Siamo nel 1794, 10 anni dopo, nel 1804, quel rivoluzionario estremista sarà incoronato imperatore dei francesi. Il punto è che Napoleone non pretende la coerenza teorica. Napoleone è un pragmatico. Insisterà sempre per tutta la vita che le ideologie sono uno sbaglio. Ideologia per lui, ideologo, non ideologia, ma ideologo per Napoleone è una brutta parola. Nel 1806, parlando con un politico tedesco, Napoleone gli dice: voi altri ideologi agite secondo sistemi preordinati. Io sono un uomo pratico, afferro gli eventi e li spingo lontano fin dove possono arrivare. Io credo che in questo pragmatismo estremo di Napoleone ci sia anche il fatto che lui è innanzitutto un militare, un uomo di guerra, che conosce molto bene la guerra e sa che in guerra non si può agire secondo un sistema. Altra citazione di Napoleone: guai a quel generale che scende in campo armato di un sistema. In guerra bisogna andare senza pregiudizi, senza piani. A Napoleone chiedono qualche volta: ma come si fa un piano di battaglia? Napoleone si mette a ridere. Si comincia e poi si vede. On s'engage, puis on voit, testuale. Allora, questo uomo pragmatico porta lo stesso pragmatismo nella politica. È stato un rivoluzionario estremista, terrorista, è finito in galera, ha scampato alla ghigliottina per un pelo, poi però è stato riabilitato perché di militari anche il nuovo governo dopo Termidoro ha bisogno di militari, e questo militare fa una rapidissima carriera perché è molto bravo nel suo mestiere. E questa carriera culmina con la campagna d'Italia del 1796-97. Una serie di vittorie sbalorditive, per cui il nome non ancora di Napoleone, ma di Bonaparte, è sulle bocche di tutti, in Francia, in Europa. Ora, questo militare, giovanissimo, ma al vertice del successo, capisce subito che la prossima occasione non è militare, è politica. Capisce che in Francia tutti sono stanchi del disordine, dell'incertezza, dei continui cambiamenti di governo. Sono stanchi dei litigi dei partiti, sono anche stanchi della ghigliottina, cioè del fatto che chi fa politica rischia la pelle. E Napoleone intuisce che la gente in Francia ha voglia di una soluzione. E la soluzione può essere l'uomo forte che alle spalle ha l'esercito e ha la gloria delle vittorie. Napoleone ha le idee chiarissime su questo, già è ancora in Italia nel 97 e già scrive: la Francia ha bisogno di un capo che sia diventato illustre per la gloria e non per teorie di governo, frasi, discorsi di ideologi di cui i francesi non comprendono nulla. Oggi lo chiameremo un populista. È un populista estremamente concreto che sulla base di questa intuizione decide di andare avanti. Ci mette 2 anni. Passano 2 anni da quando scrive queste frasi, 97, a quando il 18 Brumaio del 99 fa il colpo di Stato. O meglio, non lui da solo. I fratelli Bonaparte fanno il colpo di Stato, perché fondamentale è il ruolo di suo fratello Luciano. Luciano, che allora è presidente dell'Assemblea, il Consiglio dei 500, presidente di quell'Assemblea parlamentare che suo fratello Napoleone quel giorno, d'accordo con lui, farà disperdere dai granatieri, buttando fuori dalla sala a forza i deputati. Luciano è il più intelligente dei fratelli di Napoleone,
E infatti non a caso è quello che Napoleone finirà per allontanare, per mettere in disparte, perché è l'unico che potrebbe dargli ombra. E dunque il 18 Brumaio del 99 i fratelli Bonaparte abbattono il regime del direttorio con un colpo di stato militare incruento e Napoleone diventa primo console. L'opinione pubblica è soddisfatta. La Francia vuole stabilità, pace, sicurezza. Che sia ora di finire la rivoluzione sono d'accordo quasi tutti. E i politici che sostengono Bonaparte, che intanto sta diventando Napoleone, naturalmente, i politici che sostengono Bonaparte non si stancano di spiegare all'opinione pubblica che questo è quello che significa il colpo di Stato di Brumaio. Tutte le conquiste della rivoluzione sono garantite, però basta con la rivoluzione permanente. E sentite che tipo di discorsi fanno all'opinione pubblica i sostenitori di Napoleone. Avremo la Repubblica, una e indivisibile, la libertà e l'eguaglianza, il sistema rappresentativo, la sicurezza e la libertà delle persone e delle proprietà, la libertà di stampa, di commercio e di industria, la riduzione delle spese e la diminuzione delle imposte. Sono passati 220 anni. Il programma politico di base dell'opinione pubblica dei grandi paesi occidentali, bene o male, continua ad essere quello. Vogliamo tutto questo, ma non vogliamo più la rivoluzione. Ormai la rivoluzione sta diventando una brutta parola, perché le conquiste ci sono, ormai sono date per scontate, e della rivoluzione ci si ricorda la ghigliottina e ci si ricorda l'anarchia. Già da anni è possibile parlare male della rivoluzione senza rischiare niente in Francia. Lo stesso Napoleone, già nel gennaio del 97, in Italia, scrivendo al congresso cispadano, da cui nascerà la Repubblica cispadana, già nel gennaio 97 Napoleone, comandante dell'Armata d'Italia, promette all'Italia che i francesi sono venuti a portare agli italiani la libertà senza la rivoluzione e i suoi crimini. Vuol dire che la rivoluzione è stata sbagliata? E no, naturalmente. A questo punto diventa molto difficile trovare una coerenza. Napoleone poi non si è mai piccato di coerenza nelle sue affermazioni pubbliche. Napoleone non è uno profondo. Vi racconto questo episodio. Napoleone si trova a passeggiare a Ermenonville, dove è sepolto Rousseau. E Rousseau è percepito largamente come uno degli ispiratori della rivoluzione. E durante questa passeggiata Napoleone scappa di dire, parlando di Rousseau, sarebbe stato meglio per la tranquillità della Francia che egli non fosse mai esistito. È lui che ha preparato la rivoluzione francese. No. Napoleone è ancora primo console in questo momento, non è ancora imperatore. Chi è con lui scherza, dice, beh, non pensavo che il primo console, come dire, parlasse male della rivoluzione. E Napoleone continua. Forse l'avvenire dirà se per la tranquillità del mondo non sarebbe stato meglio che né Rousseau né io fossimo mai esistiti. Allora capite cos'è? È una vanteria qualsiasi, è un momento di lucidità, di consapevolezza. Napoleone parlava molto e ai politici che parlano molto capita di dire la prima cosa che gli viene in mente. Però in realtà questa insistenza sulla tranquillità è una spia della contraddizione di fondo del ruolo di Napoleone. Perché Napoleone si vende ai francesi come l'uomo che finalmente darà la pace. La tranquillità, la sicurezza, la pace. Ma è un capo militare quello che promette la pace. È un capo militare la cui fama e la cui gloria si basano esclusivamente sulla guerra. Allora Napoleone ha un bel insistere sul fatto che il suo ruolo è quello del pacificatore. Adesso sotto il suo regime non ci sono più le fazioni, non ci sono più i litigi. Suo fratello Luciano nel 1800, Luciano è ministro dell'interno, lo ripeto, ben presto suo fratello lo manderà in pensione perché non vuole. Però al momento, siamo subito dopo il colpo di Stato, Luciano ha ancora un ruolo importantissimo e nel 1800, l'anno di Marengo, Luciano dichiara in un discorso a Parigi: ecco il senso del 18 Brumaio, le divisioni sono scomparse, tutto ciò che è fazioso si nasconde,
tutto ciò che è francese si manifesta. Chiunque ami la gloria della patria è accolto e protetto. Ma appunto, la gloria della patria. E Napoleone incarna la Francia perché le ha conquistato una gloria immortale sui campi di battaglia. Questa gloria è di tutti, Napoleone, è una parte essenziale della leggenda di Napoleone, il fatto che la gloria non è sua, la gloire è di tutta la grande nazione. Talleyrand, che era uno dei più astuti fra i politici in circolazione in quei giorni, l'aveva detto già quando Napoleone era tornato dall'Italia nel 97, non era ancora Napoleone, Bonaparte era tornato dall'Italia nel 97, e già allora Talleyrand dichiara: tutti i francesi hanno vinto con Bonaparte, la sua gloria è proprietà di tutti. Però appunto, questa gloria in che guerra l'ha conquistata? L'ha conquistata nella guerra rivoluzionaria, nella guerra voluta da Robespierre per l'espansione della rivoluzione. Le guerre non sono più quelle dei primi anni della rivoluzione, quando la Francia era invasa e doveva difendersi dagli eserciti prussiani e austriaci che volevano rimettere sul trono il re. Le guerre in cui brilla la stella di Bonaparte sono guerre di espansione per esportare la rivoluzione. È la rivoluzione permanente di Robespierre che incarna l'armata d'Italia. E adesso quello che è stato protagonista di queste guerre rivoluzionarie, come dire, promette ai francesi di liberarli dalla guerra. Però questo nuovo regime sarà sempre un regime militare. Il vero sostegno fondamentale del potere di Napoleone sarà sempre l'esercito. Le frasi di Napoleone che sottolineano questo aspetto non si contano. È il soldato che fonda le repubbliche ed è il soldato che le conserva, scriveva alla Repubblica Cisalpina, incoraggiandola ad armarsi. E poi forse è una delle più famose tra le frasi celebri di Napoleone: la rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette. E il colpo di stato di Brumaio è un colpo di stato militare, non soltanto perché sono i granatieri che sgombrano l'aula e buttano fuori i deputati, ma perché dietro c'è una classe militare che non sopporta più di essere alla mercé dei politici. Per anni, capite, i militari hanno risposto al governo rivoluzionario e hanno risposto con la loro testa, perché negli anni del terrore i generali che falliscono finiscono alla ghigliottina e dopo un po' i generali non ne possono più. Se uno va a vedere quello che scriveva Napoleone durante la campagna d'Italia, come vedete, è una miniera di frasi che tradiscono più chiaro la sua visione. Per esempio, lettera a Parigi dall'Italia del generale Bonaparte: il tempo in cui dei vili avvocati e dei miserabili pettegoli facevano ghigliottinare i soldati è passato, e se li costringete, i soldati d'Italia arriveranno fino a Parigi con il loro generale. E dunque Napoleone non avrà poi bisogno di marciare su Parigi con l'armata d'Italia, ma questa marcia su Parigi di fatto si realizza poi con il colpo di stato di Brumaio. A noi ovviamente fa venire in mente un'altra marcia su un'altra capitale, ci fa venire in mente Mussolini, a lui faceva venire in mente Giulio Cesare. Il precedente per loro era quello: Giulio Cesare che passa il Rubicone per andare a spazzar via da Roma una classe politica corrotta e prendere il potere. E Giulio Cesare è il modello a cui Napoleone si paragonerà per tutta la vita. Nel memoriale di Sant'Elena, capite, io qui sto citando sia brani da lettere e discorsi di Napoleone durante la sua carriera, e adesso però invece citiamo un brano dei suoi ricordi di quando tutto è finito. Il memoriale di Sant'Elena è questo. Cosa ha imparato Napoleone? Cosa si ricorda? Non ha imparato molto, a dire la verità, dal fatto di aver fallito. Quello che si ricorda è che lui a un certo punto ha preso il potere in Francia come lo aveva preso Cesare, e che quel colpo di Stato, dice, è stata un'impresa sublime. Perché, dice, Cesare, come dire,
era alla testa di un grande esercito, era già uno dei politici più importanti di Roma. Un altro paragone che fai con Alessandro Magno, anche lui però re, figlio di re. Ma sentite come descrive Napoleone a Sant'Elena il suo colpo di stato, che è un semplice cittadino, il cui nome 3 mesi prima era sconosciuto a tutti e che non aveva altri alleati se non alcune vittorie, la sua fama e la coscienza del suo genio, osasse progettare di impugnare da solo i destini di 30 milioni di uomini, di salvarli dai disastri, dalle discordie, prendere il timone dello Stato. E tutto questo senza versare una goccia di sangue. Senza controversia è un'impresa gigantesca e sublime, a cui si cercherebbe invano un paragone nelle cronache umane. A Sant'Elena, Napoleone ricorda il suo colpo di Stato come un'impresa gigantesca e sublime. Insomma, è il prototipo di tutti i golpisti. E chi sta con lui? Con entusiasmo solo l'esercito. Il resto della popolazione sta un po' a vedere. Una delle grandi avversarie di Napoleone, Madame de Staël, che va in esilio proprio allora, quando Napoleone prende il potere, Madame de Staël in seguito dirà: secondo me il popolo francese non ha mai veramente amato Napoleone. Di sicuro non lo amavano all'inizio, non lo amavano, ma lo preferivano. Egli si è sempre offerto in concorrenza con un'altra paura, per fare accettare la sua potenza come il male minore. E però, appunto, il problema è che la promessa di dare la pace ai francesi è viziata in partenza, perché quest'uomo di guerra ha bisogno della guerra per alimentare continuamente la sua immagine e la sua gloria. Lo intuisce di nuovo molto bene Madame de Staël. Egli sa vivere solo nell'agitazione, non può respirare liberamente che in un'atmosfera vulcanica. Tutto il suo interesse gli consigliava la guerra. E così l'uomo che ha promesso ai francesi la pace guiderà la Francia attraverso 15 anni di guerre quasi ininterrotte e alla fine catastrofiche. Però ben inteso, noi sbaglieremmo di grosso se considerassimo Napoleone soltanto come uomo di guerra e riducessimo la storia del suo potere e del suo regno a una sequenza di campagne militari. Napoleone è un uomo politico enormemente attivo e intraprendente e che ha una visione estremamente chiara di quello che vuole realizzare e in gran parte lo realizza. La rivoluzione è finita, il terrore è finito, i suoi eccessi non si ripeteranno mai più. Napoleone abolisce la festa del 21 gennaio, che era l'anniversario dell'esecuzione di Luigi XVI. Forse per questo abolisce anche la festa del 14 luglio, la presa della Bastiglia. Sarà soltanto dopo il 1848 che in Francia si tornerà a festeggiare il 14 luglio. In compenso Napoleone scopre un santo conosciuto del tempo dei martiri, che aveva un nome vagamente simile al suo, e convince il Papa a istituire la festa di San Napoleone nel giorno natale di Napoleone, il giorno del suo compleanno, 15 agosto. E San Napoleone, 15 agosto, diventa festa nazionale. La rivoluzione in questo senso è davvero finita. Napoleone mette fine alle persecuzioni contro la vecchia nobiltà, anzi, invita i nobili ad allinearsi, a riunirsi al resto del popolo. Una delle parole d'ordine del regno di Napoleone, del regime di Napoleone, è l'aliment, riunirsi. Un'altra parola d'ordine è l'amalgame, la fusione. La vecchia nobiltà e la borghesia litigavano, erano incompatibili fra loro, per questo c'è stata la rivoluzione. Adesso basta. Noi creeremo una Francia con un'unica vasta classe dirigente in cui i vecchi nobili e i nuovi borghesi si troveranno fianco a fianco. E quanto alla persecuzione contro la Chiesa, la dimensione laica e anticlericale della rivoluzione, fine anche di questo, libertà di culto, concordato, Napoleone fa il concordato con la Chiesa, anche qui ci viene in mente un altro, come dire, che l'ha fatto in seguito. Però, attenzione, non si torna a prima. Rimane la piena uguaglianza per i protestanti e per gli ebrei,
che fino alla rivoluzione era impensabile e che non viene affatto rinnegata anche nel momento in cui i vescovi celebrano l'uomo della provvidenza e la festa di San Napoleone. Cosa mantiene Napoleone ancora delle sue promesse? L'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il controllo delle finanze pubbliche, la trasparenza delle finanze pubbliche, la difesa della proprietà privata, su questo nel modo più severo, la laicità dello Stato entro certi limiti, vedremo poi che nell'istruzione questa laicità un pochettino barcolla, però fondamentalmente l'impero di Napoleone rimane uno Stato laico. E poi c'è il codice Napoleone, per noi è un ricordo di scuola, certo, il codice Napoleone, tutti i cittadini hanno gli stessi diritti civili, proprietà, diritto di famiglia. Ora, il codice Napoleone noi potremmo pensare che fosse, come dire, qualche cosa che è stato affidato ai giuristi, certo che è stato affidato a una commissione di giuristi. Questa commissione di giuristi ha tenuto 102 sedute per elaborare il piano del codice Napoleone. Su queste 102 sedute Napoleone ne ha presiedute personalmente 57. Non ha delegato ai giuristi qualcosa di cui non capiva nulla. Il codice Napoleone l'ha fatto davvero lui. E il codice Napoleone vuol dire cose che sono rimaste, come la giuria popolare nei tribunali, e anche cose che invece non ci aspetteremmo e che ci mettono un po' a disagio. La giustizia penale sotto Napoleone è dura, più dura che sotto l'antico regime. La pena di morte, i lavori forzati sono più diffusi, imposti ed eseguiti per un maggior numero di reati rispetto all'antico regime. È un uomo d'ordine Napoleone, eguaglianza davanti alla legge, ma la legge è severa, specialmente, ripeto, nella protezione della proprietà privata. E poi questo immenso impero è centralizzato. Amministrazione, organizzazione, la storia delle parole è interessante, noi non lo sospettiamo, ma le parole variano nel tempo. Balzac dirà, organiser, organizzare è una parola dell'impero. Diventa una parola comune nell'uso francese con Napoleone. È un regime modernissimo che si ispira nell'immaginare la sua struttura alle grandi scoperte contemporanee come l'elettricità. La catena di esecuzione degli ordini, dice Napoleone, deve discendere dall'imperatore ai ministri, agli amministrati, con la rapidità del fluido elettrico. Un'amministrazione centralizzata ed efficiente. Napoleone insiste, vuole risultati dai suoi amministratori, vuole informazioni. Questo è un impero dell'informazione ed è un impero della statistica. Tutte cose, anche queste, assolutamente nuove. Erano cominciate nel Settecento con l'Illuminismo, ma mai nessuno le ha messe in piedi con la prepotenza di Napoleone. Napoleone vuole sapere tutto. I prefetti dei dipartimenti devono mandare continuamente relazioni. Si deve contare tutto. L'ordine di Napoleone ai prefetti è mandate dettagli, molti dettagli. Per far carriera nell'impero bisogna saper raccogliere informazioni su qualunque argomento e presentarle in forma statistica, perché poi l'impero produrrà pubblicazioni grandiose come l'Atlante amministrativo dell'impero francese, 1812. E naturalmente le informazioni che arrivano dal territorio devono anche informare l'imperatore sull'opinione pubblica. Altra frase di Napoleone, l'opinione pubblica è il termometro che il monarca deve consultare continuamente. E dunque, come vedete, è una realizzazione colossale. Corrisponde in parte ad alcuni degli ideali della rivoluzione francese, in parte sì. Non è la stessa cosa. Cosa resta del sogno di liberté, égalité e fraternité? Beh, lasciamo stare la fraternité che non ha mai commosso nessuno più di tanto e di cui in realtà non si parla mai granché. Liberté e égalité ci sono nell'impero di Napoleone, ma sono diventate la stessa cosa. Sono lo stato di diritto. La libertà è la libertà dagli abusi, dalle ingiustizie, dai privilegi.
L'uguaglianza è l'uguaglianza davanti alla legge. Sbaglieremmo di grosso se pensassimo che liberté nell'impero di Napoleone vuol dire anche libertà politica. Niente. Non ci sono i partiti, non è permessa la libera discussione, non c'è la libertà di stampa, il governo controlla i giornali, non c'è libertà di associazione, tantomeno diritto di sciopero. È un dispotismo assoluto, ma convinto di incarnare la libertà, perché i francesi non hanno sopra di sé nessuno se non lo Stato. E ben inteso, tutto questo in omaggio al principio della sovranità popolare. Napoleone è convinto che il suo impero incarna la sovranità popolare, che è un principio giusto, salvo che naturalmente, come dire, è l'imperatore che incarna la volontà del popolo. Napoleone, il primo dovere del principe è senza dubbio quello di fare ciò che vuole il popolo, ma il popolo non sa quasi mai ciò che vuole. Io lo so invece e lo do al popolo. A un certo punto gli scappa di dire anche qualcosa di più. La rivoluzione ha adulato il popolo innalzandolo a una sovranità che esso era incapace di esercitare. E dunque in nome del popolo bisogna sapere che cosa è meglio per il popolo e imporglielo. L'eguaglianza è un principio a cui crede anche Napoleone. Un po' nel senso in cui la intendiamo noi oggi, ben inteso, l'eguaglianza delle possibilità, la possibilità per il merito di emergere senza vincoli. Su questo lui è convinto. Il governo imperiale, dirà Sant'Elena, era una specie di repubblica, carriera aperta ai talenti, senza distinzione di nascita o di fortuna. Uno dice un po' poco come sovranità popolare, ma in realtà c'è qualcosa di più, perché il sistema ha anche un'altra base. Con la rivoluzione francese e poi con l'impero di Napoleone diventa centrale nella vita politica nazionale qualche cosa che poi rimarrà centrale per tutto l'Ottocento, prima di essere superato dal suffragio universale come lo conosciamo noi, e cioè il plebiscito. Il plebiscito è una forma politica assolutamente specifica dell'Ottocento, è quello che verrà usato largamente, come sappiamo tutti, anche durante il Risorgimento, l'Unità d'Italia, per convalidare le annessioni progressive e poi l'unificazione dell'Italia. Noi siamo abituati a guardare al plebiscito con enorme diffidenza, fin da quando Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo e Visconti nel film del Gattopardo insiste sul fatto che i plebisciti sono truccati, che l'unico che aveva votato no, il suo voto poi è sparito. E certo, i plebisciti sono truccati, i plebisciti sono condizionati. Sono lontanissimi dalla nostra idea di elezioni libere, segrete, però sono anche lontanissimi da tutto quello che c'era prima. Quando mai prima un sovrano si era sognato di dire: io voglio far passare questo provvedimento e quindi convoco tutto il popolo a suffragio universale e lo faccio votare? Allora capite? Il plebiscito in qualche modo incarna le stesse contraddizioni che incarna in generale la figura di Napoleone. Vista da un certo punto di vista è una democrazia imperfetta, quasi ridicola, che non meriterebbe neanche il nome di democrazia. Però sono meccanismi di coinvolgimento e partecipazione che sono un'anticamera della democrazia come la intendiamo noi. Le grandi fasi del dominio di Napoleone passano attraverso i plebisciti. 1800 per l'istituzione del consolato, 1802 il consolato a vita, 1804 l'impero e di nuovo nel 1815, durante i 100 giorni, Napoleone ha 3 mesi di tempo per mettere in piedi un esercito e andare a fare la guerra, e in quei 3 mesi di tempo però trova anche il modo di istituire, di introdurre una nuova costituzione e sottoporla a plebiscito. Plebiscito si fa a suffragio universale, maschile, ben inteso. Votano anche gli analfabeti, tutti quelli che hanno almeno 21 anni. La partecipazione è discutibile, varia, non è mai altissima. Quando va molto bene, ecco, il plebiscito per il consolato a vita 1802 vota il 47% degli aventi diritto. È un massimo.
quello del 1815 siamo sul 22%. Però anche qui noi dobbiamo noi pensare al nostro sistema di oggi. Dobbiamo pensare che questo è un popolo che esce da un antico regime dove un re che regnava per diritto divino non si sarebbe mai sognato di chiedere ai contadini analfabeti il loro parere. Poi naturalmente i meccanismi dei plebisciti sono meravigliosi a vederli adesso. I voti sono raccolti per iscritto, su registri. Poi questi registri arrivano a Parigi, dal Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, qualche registro si perde a volte, su qualcun altro si fanno delle correzioni col cancellino. Poi si aggiungono i voti dell'esercito, il quale, essendo l'esercito, dovendo rispettare la disciplina, non vota se non collettivamente per alzata di mano. Certo, i risultati poi a noi fanno sorridere. Il plebiscito del 1800 per il consolato, 3.600.000 sì, 8.000 no. E come dirà un sostenitore di Napoleone, è la democrazia purgata dai suoi inconvenienti. Dopodiché il popolo partecipa e vota, hanno la sensazione di essere presi in giro, non credo in generale hanno la sensazione di contare qualcosa per la prima volta. E così per quelli che poi vanno a votare per le varie assemblee di dipartimento, di arrondissement, che creano una struttura amministrativa locale elettiva, dove naturalmente non vanno i poveracci, ci vanno i proprietari, quelli che contano qualcosa, i notabili. L'impero di Napoleone è l'impero dei notabili, è l'impero che introduce questo nuovo concetto. C'è uno strato che comanda nella società, che dirige, ma non è più una nobiltà ereditaria. Sono tutti quelli che contano qualcosa perché hanno fatto i soldi o perché hanno altri meriti e quindi si distaccano dalla massa della popolazione. In generale alla base di tutto c'è il concetto di proprietà. La rivoluzione ha confiscato le proprietà della Chiesa, per esempio, e le ha messe in vendita. E lo scopo è di far sì che tanti francesi arrivino a potersi considerare proprietari, piccoli proprietari, va bene così. E questa cosa Napoleone durante tutto il suo impero la persegue. Le sue ordinanze, quando vengono appunto messi in vendita dei lotti di terre nazionali, le sue ordinanze ai prefetti sono chiarissime: non bisogna che qualche straricco si impadronisca di tutto, bisogna che tanti, tanti riescano a comprare qualcosa. Perché Napoleone ha chiarissimo, in una società che è essenzialmente rurale, che il piccolo proprietario di campagna diventa automaticamente un sostenitore del regime e un avversario delle rivoluzioni. Quando anche in Italia vengono confiscate le proprietà della Chiesa e messe in vendita, le istruzioni mandate da Parigi sono: lo scopo politico di Sua Maestà è di creare dei proprietari. E quando Napoleone da Parigi dice ai prefetti: voglio notizie, voglio informazioni, voglio dettagli, vuole anche delle liste, degli elenchi, interminabili elenchi di persone. Altri regimi nell'antichità, come poi nel Novecento, faranno le liste di quelli da eliminare. Napoleone fa le liste di quelli di cui ci si può fidare. Vuole sapere ovunque, in ogni città, in ogni dipartimento, quali sono i notabili, chi sono le persone che contano qualcosa, che noi candideremo per i vari consigli, a cui faremo avere cariche amministrative, decorazioni, ricompense, perché questo è il ceto che deve essere vasto e che l'imperatore deve legare a se stesso. E il merito. Scienziati, ingegneri, geografi, pedagoghi, artisti. Napoleone ha ben chiaro che sta creando una disuguaglianza sociale, avallando una disuguaglianza sociale, ma per lui non è una disuguaglianza, perché chiunque per merito ci può arrivare. Ma naturalmente il merito ha anche uno sfogo di massa. Non parliamo soltanto qui del fatto che appunto uno scultore o uno scrittore, un poeta è sicuro di essere decorato, chiamato a Parigi, di ricevere coccole e incarichi. C'è anche uno sfogo di massa per l'idea del merito. E naturalmente, torniamo al punto di partenza, è l'esercito. Lo slogan forse più famoso
dell'impero di Napoleone è: ogni soldato ha nello zaino un bastone da maresciallo. Poi è vero, pochissimi soldati diventano marescialli, ma molti diventano ufficiali. L'esercito di Napoleone è un esercito democratico, dove si è calcolato che i 3/4 di tutti gli ufficiali che hanno servito sotto Napoleone hanno cominciato da soldati semplici. E questo è qualcosa di impensabile negli eserciti delle altre potenze europee all'epoca. Non che sia impossibile, ma al massimo si arriva a un 10% di ufficiali che hanno fatto carriera dai ranghi, dalla gavetta. Nell'esercito di Napoleone sono la stragrande maggioranza. Poi certo, diventare maresciallo di Francia tocca a pochi, però Napoleone diceva anche: un capo è un venditore di speranze. E poi anche chi non diventa ufficiale, comunque essere un soldato è una posizione riconosciuta, si ha diritto alla pensione, i veterani sono mantenuti, nascono gli invalidi a Parigi, ci sono le pensioni per le vedove, per gli orfani, per i feriti, un welfare che coinvolge centinaia di migliaia di famiglie, una cosa inesistente altrove in Europa. Gli ufficiali sono pagati bene, sono automaticamente compresi fra i notabili e quindi quando vanno in pensione ricevono incarichi, pensioni, rendite. C'è questa contraddizione che attraversa la Francia di Napoleone. Da una parte la gloire, il sogno della gloria, che intere generazioni di ragazzi vivono come qualcosa di vero, in cui credono profondamente. C'è una testimonianza straordinaria, secondo me, di uno dei poeti francesi di quell'epoca, Alfred de Vigny, nato nel 1797. Quindi ha fatto tutta la sua esperienza scolastica fino a 18 anni sotto Napoleone. E Alfred de Vigny ricorda, a scuola, i maestri non smettevano di leggerci i bollettini della Grande Armata. E le nostre grida di viva l'imperatore interrompevano Tacito e Platone. I nostri precettori assomigliavano ad araldi d'armi, le nostre stanze di studio a caserme, le nostre ricreazioni a manovre e i nostri esami a riviste. Intere generazioni attraversano questo sogno, un'infanzia e un'adolescenza passate pensando alla gloria incarnata dall'imperatore e che li aspetta tutti. E poi però, come vi dicevo, appunto, contraddizione, la gloria, poi alla fine il militare che va in pensione può aspettarsi che, se va bene, e di solito lo ottiene, fa domanda e lo Stato gli affida una tabaccheria, per esempio. E su questo lo straordinario è che questa generazione di giovani che fanno carriera sotto Napoleone è capace sia di entusiasmarsi per la gloria e i suoi ideali, sia di entusiasmarsi perché poi alla fine comunque ognuno viene sistemato. C'è una lettera di un ex ufficiale dell'esercito del re di Sardegna, Delanois, poi diventato ufficiale lui e il fratello nell'esercito di Napoleone, che esprime chiarissimamente questa cosa, sentite: avere il diritto di spartirsi quasi la metà di tutti gli impieghi civili. Dopo un atto di tale generosità, qual è il soldato o l'ufficiale che non dà fino all'ultima goccia del suo sangue per un sovrano magnanimo come non ne sono mai esistiti? Mio fratello Amedeo ha ottenuto una rivendita di tabacchi nel dipartimento del Monte Bianco. E quindi capite, dalla gloria alla tabaccheria, un intero pezzo della società francese è incatenato al mito dell'imperatore. E poi? E poi però ci sono anche quelli che mugugnano, ci sono anche quelli che trovano che va tutto bene, però questa faccenda è andata troppo oltre. L'impero, che razza di farsa è, da quando in qua? E l'impero Napoleone invece lo prende molto sul serio, eh? Napoleone ha i suoi modelli, ha il modello di Carlo Magno. Napoleone, quando fa erigere nella piazza Vendôme la colonna fatta con il bronzo dei cannoni nemici presi ad Austerlitz,
aveva in origine l'idea di metterci in cima una statua di Carlo Magno. Poi a scanso di equivoci ci fa mettere la sua statua. Ma comunque, Carlo Magno è sempre presente. Quando si fa l'incoronazione di Napoleone in Notre Dame, vanno a studiare come era stata fatta l'incoronazione di Carlo Magno. C'è una spada in qualche museo che secondo vecchia tradizione era la spada di Carlo Magno. Si prende e si userà per l'incoronazione. Non c'è la corona di Carlo Magno, la fanno cercare in tutti i musei, non c'è. La fanno fabbricare, ma come corona di Carlo Magno. E poi Carlo Magno è stato incoronato a Roma, in San Pietro, e il Papa gli ha messo la corona sulla testa. Napoleone ci pensa un po' su. Il Papa ci vuole. E bisogna spiegare chiaramente al Papa che qui siamo di fronte a un nuovo Carlo Magno. Testuale, pour le Pape, je suis Charles Magno. Poi però cambiamo qualche dettaglio. Carlo Magno si è scomodato ad andare a Roma. In questo caso facciamo scomodare il Papa che venga lui a Parigi. E poi Carlo Magno ha fatto questo sbaglio, che si è fatto prendere dal Papa mentre era in ginocchio, e il Papa gli ha messo in testa la corona con le sue mani, dando così al mondo l'impressione che è il Papa che decide chi deve essere imperatore. Perciò, a scanso di equivoci, nell'incoronazione in Notre Dame, il Papa è presente, è seduto, benedice, ma la corona Napoleone se la mette in testa da solo. I suoi seguaci esultano. Questo titolo, quello di imperatore, è europeo. Vi pone al di sopra dei re, vi assimila a Carlo Magno. Però ci sono anche quelli che dicono: ma cos'è questa buffonata? Napoleone a volte si ha l'impressione che lo sospetti lui stesso. Dopotutto, un'altra delle sue massime è: c'è solo un passo dal sublime al ridicolo. E la cerimonia dell'incoronazione in Notre Dame è, da questo punto di vista, emblematica, in bilico fra il sublime e il ridicolo. Con questa folla di marescialli e di principi, che in realtà sono tutti dei parvenu, sono tutti dei poveretti che hanno fatto, dei grandi uomini che hanno fatto carriera col loro merito, però adesso sono bardati come se fossero dei principi medievali, dei marescialli con uniformi grandiose inventate dal nulla, disegnate apposta, e increduli di essere lì, increduli della fortuna che gli è capitata. E in realtà, spiace dirlo, ma i primi dei parvenu sono proprio lui e i suoi fratelli. Tant'è vero che col fratello Giuseppe, prima dell'incoronazione, a Napoleone scappa di dire: se nostro padre ci vedesse. E dunque è una facciata. È una facciata di cartapesta, in parte sì. Fanno tutti finta di crederci. Fanno tutti finta di essere d'accordo con la nuova linea. E la nuova linea a volte è un po' confusa, non è ben chiara, ma sì, bisogna essere d'accordo comunque. C'è una testimonianza di uno dei grandi burocrati dell'impero, il ministro della giustizia, Molé, che dà l'idea di un mondo dove ormai ognuno, per fare la sua carriera, è pronto a dire di tutto. Nessuno rimane più attaccato ai principi. Si sta a vedere dove soffia il vento. Chi parla è un ministro di Napoleone. Ognuno, per fare la propria carriera, finse di non aver capito o di essere convinto. Nessuno parlò più secondo la propria coscienza. Gli atei predicarono una religione menzognera. I cristiani si piccarono di essere filosofi. I repubblicani parlavano di monarchia. I sostenitori dell'autorità assoluta vantavano idee liberali. Le vittime della rivoluzione facevano professione di imparzialità. E gli assassini di Luigi XVI lodavano le virtù della loro vittima. In questo grande caos, l'impero si rivela in realtà alla fine una costruzione davvero di cartapesta, di una fragilità paurosa. Lo si vede durante la campagna di Russia. Durante la campagna di Russia succede una cosa che fa venire i sudori freddi a Napoleone. Napoleone ha creato una dinastia. Il richiamo a Carlo Magno serve anche a questo. Ha sposato Maria Luisa, ha fatto un figlio, il re di Roma, titolo medievale che serve a designare il futuro imperatore. Eppure durante la campagna di Russia, quando dalla Russia cominciano ad arrivare a Parigi le cattive notizie, uno degli oppositori più accaniti di Napoleone, il generale Malé,
il quale, essendo un oppositore impenitente di Napoleone, era internato in un ospedale psichiatrico, esce dall'ospedale psichiatrico, indossa la sua divisa di generale, si presenta alle prigioni facendo liberare altri oppositori del regime, dichiarando che Napoleone è morto, prende dei soldati, si fa accompagnare dai soldati ai ministeri, arresta vari ministri. Poi naturalmente viene fermato, smascherato e fucilato. Ma quello che conta è che in quel giorno, mentre il generale Malet arrestava i ministri dichiarando che l'imperatore era morto, i ministri che sono riusciti a scappare sono scappati. Il prefetto della Senna ha cominciato a organizzare un governo d'emergenza, l'imperatore è morto, repubblicano. Assolutamente a nessuno è venuto in mente di andare dall'imperatrice Maria Luisa e, siccome l'imperatore è morto, proclamare imperatore il figlio, il re di Roma, come se non esistesse. Sapendo quanto è fragile questo impero, Napoleone naturalmente cerca da tutte le parti il modo di rafforzarlo. E un altro modo per rafforzarlo è la riconciliazione con la Chiesa, appunto. E anche qui Napoleone è stato acclamato all'epoca, probabilmente in modo spesso anche insincero, come l'uomo che aveva portato alla riconciliazione tra la Francia e il cristianesimo. E anche odiato come quello che aveva affossato gli ideali laici della rivoluzione. Nel 1804 è stato incoronato a Notre Dame. Notre Dame era stata chiusa per anni sotto la rivoluzione, chiusa e sconsacrata, e le statue dei re sulla sua facciata tirate giù e decapitate. Ma Napoleone l'ha fatta riaprire, restaurare e riconsacrare. Nel 1802 si tiene la grande cerimonia di riconsacrazione della cattedrale di Notre Dame. E uno dei presenti, un militare, i militari sono i più anticlericali, sono i più ostili a questa svolta. Uno dei militari commenta: una bella cappuccinata. Mancavano solo i 100.000 uomini che si sono fatti ammazzare cercando di sopprimere questa roba. Ci crede Napoleone? Naturalmente no. Napoleone è vagamente deista, ha una vaga idea che ci debba essere un qualche essere supremo, ma non è minimamente religioso. Anzi, pensa che in realtà la Chiesa ha tutto da perdere a essere ufficializzata, riconosciuta dallo Stato, perderà ancora prestigio. Sapete cos'è davvero il concordato? È il vaccino per la religione. Fra 50 anni sarà sparita dalla Francia. Quest'uomo che crede vagamente che forse un Dio esiste, ma in ogni caso noi non sappiamo qual è, e quindi è impossibile preoccuparsene più di tanto. Quest'uomo sa però che la religione è un potente strumento di governo. E qui devo dire, le citazioni di Napoleone sono impressionanti sulla religione. Se dovessi governare l'Egitto, non avrei nessun problema a farmi maomettano. Io non credo alle religioni, ma l'idea di Dio. Chi è che ha creato tutto? E dunque si oscilla, è un uomo pieno di contraddizioni, l'avete ben visto, si oscilla fra il dire no, qualcosa ci deve essere, e il dire comunque a noi serve. La religione è ciò che impedisce ai poveri di assassinare i ricchi. Di ritorno dalla campagna d'Egitto, Napoleone non avrà difficoltà a dichiarare: io là gli ho detto che ero musulmano anch'io. La mia politica è di governare, discorso al Consiglio di Stato, anno 1800, la mia politica è di governare gli uomini come la maggioranza vuole essere governata. Facendomi cattolico ho vinto la guerra in Vandea, cioè ha schiacciato la controrivoluzione delle province profondamente cattoliche dell'Ovest. Facendomi musulmano mi sono insediato in Egitto. Se governassi il popolo ebraico, ricostruirei il Tempio di Salomone. E in effetti è tutto vero. Ci sono le lettere di Napoleone ai notabili egiziani, ai capi religiosi egiziani, durante la campagna d'Egitto. Bonaparte allo sceicco El-Messiri: spero che non tarderà il momento in cui potrò riunire tutti gli uomini saggi e istruiti dell'Egitto e stabilire un regime uniforme, fondato sui principi del Corano,
che sono i soli veri e che soli possono fare la felicità degli uomini. Vedete, era un uomo molto capace di dire a ciascuno quello che desiderava sentire. Ma come sempre c'è una piccola incertezza, sotto sotto quasi ci credeva davvero, perché ancora Sant'Elena dirà: le religioni sono tutte fondate su miracoli, su cose che non possiamo capire, come la Trinità. Gesù dice di essere il figlio di Dio, però discende da Davide. Preferisco la religione di Maometto, è meno ridicola della nostra. Detto fra parentesi, almeno uno dei generali di Napoleone, il generale Menou, in seguito fra l'altro governatore del Piemonte, si converte ufficialmente all'Islam durante la campagna d'Egitto e rimarrà fino alla fine un buon musulmano. Allora, a questo punto, vedete, tra la rivoluzione e i suoi principi e i suoi ideali e l'impero di Napoleone, la continuità è evidente sotto molti aspetti e sono evidenti i ritorni indietro, i tradimenti, i pentimenti. Il bello è che di tutto questo il mondo al di fuori della Francia non si rendeva assolutamente conto. Per i suoi nemici Napoleone è sempre la rivoluzione. Nell'autunno del 1805, quando Napoleone invade l'impero austriaco alla vigilia di Austerlitz, una nobildonna tedesca scrive in una lettera: sono giunti i tempi dell'Apocalisse, Robespierre a cavallo attraversa l'Austria. Il fatto che a cavallo colpisce sempre moltissimo, vedete? Ma al di là di questo, Robespierre, 10 anni prima, Napoleone stava davvero con Robespierre. Adesso sotto certi aspetti è agli antipodi, ma nei castelli d'Europa si continua a battere i denti al suo nome e a immaginarlo pronto a mettere sulla ghigliottina e ghigliottinare i nobili. Ed è anche per questo che con la Francia di Napoleone la vecchia Europa delle monarchie assolute e anche delle monarchie non assolute come la Gran Bretagna non vorrà mai avere pace. In parte è un immenso equivoco. Napoleone avrebbe potuto creare uno Stato che sarebbe diventato un fondamento dell'ordine europeo. In parte si è rovinato da solo perché non ha saputo resistere, non voleva rivali alla sua altezza, continuava a dichiarare guerra a destra e a sinistra, ma in parte comunque è stato frainteso. Si è continuato a credere che la rivoluzione fosse una macchina che non si era ancora fermata e che continuava a volersi espandere e a minacciare la stabilità del mondo. Considerava l'uomo destinato a, come dire, portare la nazione francese ai vertici della sua potenza e della sua grandezza, e al tempo stesso si considerava l'uomo destinato a riunire tutti i popoli d'Europa in un unico impero. La dimensione europea fa impressione vederla oggi, perché tutto sommato, come dire, siamo abituati a pensare che l'ideale europeo sia una cosa relativamente recente. Nei discorsi di Napoleone l'Europa è continuamente presente. Quando parte per la campagna di Russia, il suo ministro dell'interno e della polizia, Fouché, racconta che Napoleone gli ha detto: il mio destino non si è ancora realizzato, devo completare ciò che è appena abbozzato. Ci occorrono un codice europeo, una corte di cassazione europea, una stessa moneta, gli stessi pesi e misure, le stesse leggi. Bisogna che io faccia di tutti i popoli dell'Europa un solo popolo e di Parigi la capitale del mondo. La Sant'Elena rifletterà su questo ideale che non è riuscito a realizzare. L'Europa sarebbe stata nella sostanza un solo popolo e ciascuno viaggiando in qualsiasi paese si sarebbe sempre trovato all'interno della patria comune. Solo che naturalmente in questa patria comune ci sarebbe stato un popolo, la Grande Nation, che sarebbe stato il fratello maggiore e a cui gli altri popoli dovevano essere grati per i benefici ricevuti. Fratelli minori. Napoleone, che sa benissimo di essere fondamentalmente un italiano, anche se cerca di farlo dimenticare a tutti, Napoleone è anche re d'Italia.
ha costruito un regno d'Italia, e questo regno d'Italia gode di tutti i benefici che la Francia gli ha portato, e naturalmente deve essere grata l'Italia. Nel regno d'Italia Napoleone piazza un viceré, Eugenio di Beauharnais, e questo viceré deve stare bene attento, perché l'Italia è un regno orgoglioso, glorioso, ma ha un fratello maggiore, anzi una sorella maggiore, la Francia, e guai a sgarrare. Istruzioni di Napoleone al viceré d'Italia: l'Italia è indipendente solo grazie alla Francia. Questa indipendenza è il prezzo del suo sangue, della Francia, delle sue vittorie, e l'Italia non ne deve abusare. Come vedete, non mancherebbero nel passato gli esempi per scoprire quello che dovrebbe essere ovvio, cioè che una patria europea comune, in cui però c'è una grande nazione che fa da fratello maggiore, rischia di diventare impopolare. E così l'ideale europeo di Napoleone cozza col fatto che nella maggior parte dei paesi europei, in Spagna, in Germania, in Russia, in realtà prevale l'identificazione fra questo regime moderno che porta leggi nuove, più giuste, eguaglianza, progresso. Però quello che, l'unica cosa che si vede è che tutte queste belle cose sono portate dalle baionette di un esercito straniero. L'Italia è forse l'unico paese dove, nonostante tutto, nonostante il rancore, il risentimento, il dispiacere per l'egemonia francese, però almeno fra i giovani in Italia è talmente forte la gratitudine per quello che comunque i francesi hanno portato, che l'Italia, tutto sommato, fino all'ultimo rimane fedele a Napoleone. In Italia non c'è una guerra di liberazione contro i francesi, come c'è in Spagna, come c'è in Russia, come c'è in Germania. E in Italia Waterloo vuol dire un disastro, una disfatta. Naturalmente questo non è, come dire, senza contraddizioni. Pensate a Foscolo. Foscolo fa suicidare il suo Jacopo Ortis per la delusione quando Napoleone tradisce Venezia cedendola all'Austria. Foscolo non nasconde certo il senso di ripugnanza per quello che ha fatto Napoleone, per come l'Italia è stata tradita. Però qualche anno dopo, quando Napoleone sta radunando il suo esercito, siamo nel 1805, sulle sponde della Manica per invadere l'Inghilterra, e il Regno d'Italia manda una divisione italiana a unirsi alla Grande Armata per l'invasione dell'Inghilterra, che poi non si farà, Ugo Foscolo si arruola come ufficiale ed è là al campo di Boulogne, agli ordini dell'imperatore. Chi lo sa, forse il solo fatto che per la prima volta da tanti secoli adesso esiste un Regno d'Italia e che sui marenghi d'oro è raffigurato Napoleone, imperatore e re, e sul bordo dei marenghi d'oro c'è scritto in italiano «Dio salvi l'Italia». Forse questo contribuisce, come contribuisce anche per i giovani italiani, il sogno comunque della gloria. Pensate a Fabrizio del Dongo nel romanzo di Stendhal, La certosa di Parma. E dunque gli italiani in realtà rimangono innamorati di Napoleone più degli altri popoli d'Europa. I francesi si disamorano rapidamente quando Napoleone nel 1814 è sconfitto e spedito all'isola d'Elba. La Francia apparentemente si adatta subito al ritorno del re. Anche di Napoleone si sono stancati. Però poi, quando Napoleone scappa dall'isola d'Elba e sbarca in Francia, e il re è convinto che basterà un reggimento per arrestarlo, e invece i reggimenti buttano le armi e si inginocchiano davanti al loro imperatore, e le folle lo acclamano, e quest'uomo che è sbarcato quasi da solo in Costa Azzurra, pochi giorni dopo è a Parigi, alle Tuileries, ed è di nuovo imperatore dei francesi. E la prima cosa che si preoccupa di fare, come vi dicevo, oltre a scrivere a tutti i re d'Europa garantendo che lui non vuole niente, non desidera alcuna espansione, si accontenta delle frontiere stabilite dal congresso di Vienna, perciò vuole solo la pace, nessuna di queste lettere riceverà risposta.
e gli eserciti delle grandi potenze cominciano a radunarsi ai confini della Francia, e quindi gran parte delle energie di Napoleone sono rivolte a rimettere in piedi un esercito e affrontare questa minaccia. Ma in quei 100 giorni, come vi dicevo, Napoleone fa anche in tempo a redigere una nuova Costituzione, l'atto aggiuntivo, l'acte additionnel. La redazione è confidata a un intellettuale, Benjamin Constant, campione del liberalismo, che è un meraviglioso esempio di come il popolo francese ha reagito al ritorno di Napoleone. Benjamin Constant, alla notizia che Napoleone era fuggito dall'Elba, ha pubblicato un articolo su un giornale denunciando Napoleone come un bandito. Un mese dopo è a capo della commissione che redige la nuova Costituzione di Napoleone. Ed è una Costituzione molto liberale, che allarga molto la rappresentanza e i diritti politici. Per esempio, nei piccoli comuni, elezione libera del sindaco, anziché nomina del sindaco da parte del Ministero dell'Interno, come avveniva fino ad allora. È una svolta vera, è una finzione. Quel vecchio scettico di Fouché, capo della polizia, non ci crede che Napoleone sia cambiato, che abbia imparato i principi del liberalismo. Fouché, il pazzo di sempre, despota e ambizioso di conquiste come sempre. Dopodiché l'acte di Sionel viene votato, plebiscito, passa, 1.300.000 sì, gli astenuti però sono più di 5 milioni. Piccola storia, ci abbiamo a concludere, piccola storia relativa al voto della nuova Costituzione. L'esercito vota per alzata di mano, per acclamazione, reggimento per reggimento. Tutti i reggimenti ovviamente votano compatti a favore della nuova Costituzione. C'è un unico reggimento, il primo reggimento di fanteria leggera, il cui comandante è il colonnello de Cubière. Il colonnello de Cubière era un nobile dell'antico regime, nato Marchese de Pont de Cubière, poi però rallié al nuovo regime napoleonico, ha fatto carriera sotto Napoleone, è stato nominato barone dell'impero. Quando Napoleone ritorna dall'Elba e passa in rassegna i reggimenti, il primo leggero è comandato dal colonnello de Cubière, che veramente sarebbe il comandante in seconda. Il colonnello non è presente. Napoleone passa in rivista il reggimento, chiede chi comanda. Cubière fa un passo avanti e dice: Sire, il comandante è il colonnello de Bournonville, ma è malato. Napoleone ribatte: Bournonville non è dei nostri. Siete voi, colonnello de Cubière, che d'ora in poi comanderete il primo leggero. Notate la modernità, o forse neanche la modernità, è una battuta novecentesca. Non è dei nostri. Siamo in un impero ideologico, dove c'è chi è con noi e c'è chi è contro, e un colonnello che al ritorno dell'imperatore si è dato malato per non dover essere presente alla rivista non è dei nostri, perde il posto. E poi il 2 maggio 1815 i soldati sono chiamati a votare la nuova Costituzione, e davanti al primo leggero schierato in piazza d'armi il colonnello de Cubière dichiara che lui voterà contro, perché questa Costituzione non è abbastanza democratica, nonostante si sia molto allargata, ma dice Cubière, no, riserva ancora troppo potere all'imperatore. Perciò lui, il colonnello de Cubière, invita i soldati del suo reggimento a votare contro. Il primo leggero è l'unico reggimento di tutto l'esercito a votare quasi all'unanimità contro la Costituzione proposta dall'imperatore. Pare che ci sia un'unica eccezione, un capitano che vota a favore dichiarando: amo di tutto cuore il colonnello, ma in fatto di Costituzioni non ne sa mica quanto l'imperatore, lui ne ha già fatte parecchie. Potete immaginare che Napoleone non è particolarmente soddisfatto del fatto che il primo leggero ha votato quasi compatto contro la sua proposta. I registri del voto di quel reggimento risultano poi smarriti a un certo punto nei corridoi del ministero, ma il colonnello de Cubière rimane al suo posto, riceve una lettera di biasimo, ma non viene mandato via. E poi
poche settimane dopo sarà ferito a Waterloo, mentre alla testa del suo reggimento dà l'assalto al castello di Ugumu. Ecco, le contraddizioni del carattere di Napoleone sono le contraddizioni di un'epoca dove doveva essere difficilissimo decidere sto da una parte o sto dall'altra, anche se poi la richiesta ufficiale era questa: dici se sei dei nostri. Era difficilissimo sapere sto da una parte o sto dall'altra quando alla battaglia di Waterloo si trovano di fronte due eserciti dove sia da una parte sia dall'altra sono tutti convinti che stanno combattendo per la libertà. Alla battaglia di Waterloo gli ufficiali francesi sono convinti che stanno combattendo per la libertà, per salvaguardare le conquiste della rivoluzione contro il vecchio mondo che le vuole cancellare. E gli ufficiali inglesi e tedeschi e olandesi dell'esercito di Wellington sono convinti che stanno combattendo per la libertà, per salvare i popoli dal tiranno che negli ultimi anni li ha oppressi. Eppure anche questi ufficiali inglesi, che sono convinti che Napoleone è un tiranno e che quel giorno abbattono per sempre il potere di quel tiranno, anche loro, all'idea di Napoleone, gli viene comunque un piccolo brivido. Ci sono testimonianze ripetute di come gli ufficiali inglesi, alla battaglia di Waterloo, dove rischiavano la pelle, tanti di loro sono morti, e è stata una battaglia straordinariamente dura, in cui fino all'ultimo l'esercito inglese stava per essere sconfitto. E durante questa battaglia, che è una carneficina, che lascia qualcosa come 20.000 morti, per non parlare dei feriti, dei mutilati, in un giorno di battaglia, durante questa carneficina, di parecchi ufficiali inglesi, noi sappiamo, perché l'hanno poi scritto nelle loro lettere nei giorni successivi, che la loro grande preoccupazione era: ma non è che riesco a vederlo Napoleone? Sir Hussey Vivian, comandante di una brigata di ussari. Avevo il cannocchiale e sono abbastanza sicuro di averlo visto. È stato prima che cominciasse l'attacco. Con un gran seguito di ufficiali cavalcava in mezzo alle colonne che si stavano schierando davanti a noi, in mezzo alle grida di Vive l'Empereur. Guardando attraverso il cannocchiale mi è sembrato di riuscire a distinguere il piccolo eroe. E in verità ne sono quasi sicuro. Infatti il piccolo eroe. Napoleone era di statura normale, ma le stampe satiriche inglesi lo rappresentavano come un nanerottolo. E gli inglesi avevano visto solo quelle. Un altro ufficiale, il capitano Mercer, scrive poi a casa, dice: non l'ho visto. Ho sperato fino all'ultimo. Sentivo la brama di vedere Napoleone. Quel poderoso uomo di guerra, quel genio stupefacente che aveva riempito il mondo con la sua fama. Il piccolo eroe, quel genio stupefacente. E questi sono i suoi nemici. Sono quelli che volevano distruggerlo, convinti che il suo nome fosse sinonimo di tirannia e di schiavitù. Capite com'è difficile dare una versione unilaterale di Napoleone? E capite anche perché io non ho certo potuto farlo oggi. Grazie.